penso che noi oggi dobbiamo essere tutte consapevoli e tutti consapevoli, cari compagni e cari compagni, che stiamo facendo una follia, che siamo pazze e siamo pazzi, ma anche consapevoli che c'è del metodo in questa follia. E il metodo in questa follia consiste in una promessa e in un impegno che noi che io vorrei noi prendessimo tutte e tutti quanti adesso. Questa storia non finisce con le elezioni. Qui oggi stiamo lanciando anche una lista per le prossime elezioni politiche, ma stiamo lanciando in primo luogo una sfida a noi stessi. Chi ha lottato, chi ha resistito in questi anni, in questo paese e in questa Europa, oggi si è riconnesso, si è unito, ha riiniziato a lottare insieme e non si fermerà il giorno delle elezioni. In cui si parla tanto di sicurezza, io vorrei che questa sicurezza ce l'avessimo noi e vorrei tradurla in due parole, questa sicurezza che ci dobbiamo dare. Noi possiamo e dobbiamo rompere e irrompere, rompere con l'Unione Europea fatta di neoliberismo e politiche di austerità, rompere con l'Unione Europea che è una nel Mediterraneo, rompere con l'Unione Europea che sicurezza significa repressione, rompere con l'Unione Europea che ha funzionato come rivoluzione passiva contro i popoli d'Europa. Noi oggi siamo qui a dire che vogliamo che anche il popolo italiano partecipi con gli altri popoli europei a quella rottura che dice non si può costruire l'Europa contro i popoli. E vogliamo anche rompere con quella sinistra, o cosiddetto centro-sinistra, che per anni è stata una parte strutturale e organica delle politiche neoliberiste che hanno prodotto il massacro sociale che conosciamo. E rompere, consentitemi di dire, con chi ha ucciso la parola sinistra facendola coincidere con quattro maschi che si incontrano in un palazzo e pretendono di poter pronunciare le parole libertà, uguaglianza, il mio nome. Io non sono una cazzo di colonia, io non sono una signora, vivo le parolacce, sono una femminista che lotta e non sono una colonia, compagne e compagni. E con la stessa forza che ci hanno comunicato oggi le compagne e i compagni francesi, spagnoli, io voglio dire che noi non faremo come voi. Noi troveremo le nostre parole e vogliamo importare soltanto la vostra forza, il vostro entusiasmo e la vostra passione. Noi possiamo trovare una strada, possiamo indicare una strada. E questa strada per me si basa su una parola, un'altra, che è la parola autodeterminazione. Autodeterminazione delle donne in un paese in cui il diritto alla salute sessuale e riproduttiva è ancora negato dalla presenza dei medici obiettori negli ospedali. Autodeterminazione femminista e autodeterminazione per i popoli d'Europa.
per il popolo palestinese, per il popolo curdo, per il popolo catalano, per il popolo del Donbass. E irrompere, compagni e compagni, irrompere perché in questa sala c'è chi non ha smesso di lottare e quindi non ha mai perso. Ma noi dobbiamo rivolgersi a quella rabbia che produce rassegnazione, a quella passivizzazione che è il principale frutto del neoliberismo. Allora, l'altra cosa con cui dobbiamo rompere è una stagione di litigi interni, una stagione di frammentazione tra di noi, perché abbiamo bisogno di rompere fuori da questo teatro bellissimo e comunicare una possibilità dove c'è la rassegnazione. Dobbiamo comunicare che è possibile, e questo significa potere al popolo, riappropriarci della parola democrazia, riappropriarci dell'idea di possibilità. Il potere è questo, è l'idea che possiamo ricostruire il potere di cambiare tutto e riconnettere quel volantinaggio che abbiamo fatto ieri, quella riunione lunghissima del Comitato Centrale, a una parola. E questa parola è la parola rivoluzione. Io dicendo una cosa, non concentriamoci adesso su quelle che saranno le prossime scadenze, le firme, le liste, i collegi, la legge elettorale, che non sono capito bene. Concentriamoci solo su una cosa, che è la nostra principale forza politica. È la nostra passione. Antonio Gramsci diceva: non si fa politica storia senza questa passione. E noi dobbiamo fare politica e fare